puntata. Ci saranno due manche. La prima è assegnazione giudice, va da sé. Maria, qua ti proprio ti voglio scatenata. Ah, che bella! Lady Marmalade il titolo. Un'emozione da poco di Anna Ox. Ma sì, ma andiamo! Susan Vega con Tom's Diner. Ok. Bella. Anima fragile di Vasco Rossi, il grande Vasco. Allora, è De André, però il nome non mi viene. La ballata dell'amore cieco. Gnaz Barclay Crazy. Oh. And I think I'm crazy. Chiudi gli occhi. Mamma mia. Costruire di Niccolò Fabbi. Una gioia. Avevo l'idea di proporre un brano popolare calabrese che si chiama Ritornella. Ha senso fare una cosa dove riscopri un po' le radici. Essendoci ospite Max Pezzali, voi canterete anche una bella canzone di Max Pezzali. Ammazza. C'è anche comunque un carico di responsabilità, a maggior ragione che sarà presente Max Pezzali, quindi non vogliamo fare brutta figura. Com'è? Siamo cari? Sì. No, certo. Matteo no. Io ho detto siamo perché non volevo. Matteo che... non è carico, c'è qualcosa che non va, vero? Le voglio parlare, insomma, di un tema che dobbiamo trattare sul pezzo. Non sei convinto? No, sono ultra convinto. Del pezzo siamo convinti. Sì. C'è qualcosa che non va in quello che succederà e lo vedremo, sì. Giusto? Sì. Invece vengo a dirti una cosa. Ho pensato che mi sono stancata di buttare sempre fuori questa tua emotività che è la nostra perla. Sento che c'è troppa aspettativa sulla sua emotività, sul suo dover essere sempre quella con l'alone del dolore, che però, ribadisco, non abbiamo scelto noi. Tu non canterai niente a te stessa perché tu il tuo percorso con te stessa lo stai facendo meglio di chiunque altro. E quindi l'assegnazione è cambiata. Cambio, colpo di scena. È un pezzo dei Nothing But Thieves che mi piace da morire, che si chiama Lover Please Stay. Un pezzo bellissimo, alto, che comunque è casa per la vocalità di Angelica. Mi piace. Dentro ci metterai quello che vuoi tu, ma senza passare per crisi esistenziali, basta. Dovrò ripassare le strofe e un po' anche la melodia, però sono molto molto felice perché è un brano che a me piace tantissimo. Bene, allora andiamo noi? Andiamo noi. Andiamo a risolvere prima i nostri di problemi. Ciao ragazzuoli. Matteo lo vedo molto in crisi. Il brano è stupendo, diciamo la struttura che è stata fatta per rientrare nei due minuti è un po' un riassunto. Ah, ok. Il pezzo è molto lungo, mi piacerebbe rispettare la canzone nella sua struttura. Beh, tanto la sentiamo e vediamo, sì. A me che non so niente come mi gira, perché la conosco bene la canzone. Ma il finale è di certo più teatrale. Vado via, cioè me ne vado, lo dico, mi alzo e me ne vado. Testamento, cioè qua c'è. Ci sono un sacco di problemi, secondo me. Il pezzo non gira. Rischiare di farlo essere impreciso non è proprio quello che voglio. La tonalità è giusta, secondo te? La tonalità magari potrebbe essere abbassata, innanzitutto. Ma sicuramente. Niccolò Fabbi canta la canzone usando anche molto una tonalità alta, quindi andando anche in falsetto. Penseresti all'odore di un libro nuovo, cioè. Di vernice fresca. Al tuo abbraccio, cioè, alla vita intera, alla vita in questa. A te è comoda, invece qua non c'è più. E allora dobbiamo ripensare il cut. Ed immagina una gioia. Molto probabilmente. Bravo. Penseresti a. Matteo c'ha un'altra magia che è quella dell'incisività, dell'essere una voce grezza certe volte. A quello di vernice fresca. È la tua voce, cazzo. Alla paura del tributo, al tremore del. Se lui tira fuori quello che adesso ci manca, cioè la sua pancetta. Allora, la tonalità è questa, non c'è dubbio. Senti, la tua voce è cambiata così e anche sì. La tua possibilità di interpretazione è tutta un'altra faccenda. Tanto anni fa. Questa è l'originale. Di quanto è paranoica questa città.
della sua gente, delle sue mani. Sai, c'è questa cosa stupenda, cioè lui attraversa le generazioni e vale sempre. In questa città. Ma questo è l'arrangiamento? Sì. Ci posso comunque mettere mano. No, raga, cioè bam bam bam, una cosa non fatta ad arte per omaggiare Pezzali. La cosa bella di questo incontro è che in realtà abbiamo chiaro poi l'obiettivo di entrambe le cose. Bisogna farle succedere adesso, dai. Sì, sì. È stata una giornata comunque intensa, però sono felice, sono contento anche di questa nuova visione anche del pezzo. Partiamo da come mai, che è la cosa che forse ci ha fatto girare di più. Ti incuriosisce come mai? Molto. Io mi facevo lasciare apposta per cantare come mai e piangere. No, bellissimo. Sì. Mi immagino questo bambinetto, si chiamava Pietro, gli davi un bacio in bocca e dicevi... Ma si Mirko. Mirko? Mirko. Vediamo se mi piace cantata da te, dai. Notti no, finiscono all'alba nella via. La canzone di Max me la sento buona e col giusto arrangiamento secondo me esce, ne faccio, mi veste abbastanza bene, devo dire. Prova a farla proprio con una voce leggera leggera, il ritornello, la prima parte. Come mai, ma chi sarai per fare il rischio di quella canzone è che è talmente fatta bene da Pezzali che tutti fanno effetto karaoke. A me non dispiace questa cosa. Sai che neanche a me dispiace? Sei più tu che hai più possibilità di interpretare, che è un po' quello che ci manca ultimamente. Potrebbe essere un buon modo per dare una differenza a livello sonoro tanto evidente rispetto all'originale. Proviamo l'altra? Mm-hmm. Pezzo nuovo, la sensazione è che qua potremmo veramente giocarci le nostre note più leggere. Che non ci giochiamo da un po'. Che non ci giochiamo da un po'. Sì. Facciamo quelle che cantano davvero, perché questo è il tuo lavoro, e vediamo che succede. Mi piace questo concetto, cioè voglio anche proprio imparare a viverlo come un mestiere, che è una cosa che forse mi manca. Di emozioni sul palco ne ho portate tantissime, quindi credo sia veramente arrivato il momento di portare la professionalità. Sono felice di cantare questo brano che parla d'amore, più mi permette anche di riprendere quei colori della voce che non ho più portato sul palco. Ok, allora secondo me viene benissimo e tutti i colori di questa voce meravigliosa io li sento tutti. Angelica c'è entrata così, quindi lei è in comfort. Però quando prendi il colore che ci piace, non lo lasciare, perché dopo parti, invece aspetta, lascia che questa cosa faccia il suo corso. Devi darci la possibilità di fare un viaggio grazie a te, non solo fare noi il tuo. Bisogna che diventi tua. Quello che deve venire fuori è un'intensità dolce, non strillata, deve essere proprio dolce. Ciao! Buongiorno! Non perdiamo tempo, ragazze. Allora, entusiasmo? Entusiasmo. Entusiasmo. Cinque, pugnetto, cinque, pugnetto. Bene, andiamo. Oggi sono andato dritto in sala perché c'è tanto da lavorare. Ti volevo fare sentire la proposta nuova di questo pezzo popolare calabrese. Se sono cose migliorabili, mi dici tu. Vai. Titolo era? Ritornella. Ritornella. Torinina chi vai? Ferma quando te dico. Ferma quando te dico. Abbiamo ragionato insieme sul fatto che portare un brano che la riportasse alle radici della sua terra fosse la scelta giusta, perché non l'abbiamo ancora fatto in gara. Ritornella è un pezzo, una canzone popolare calabrese che a me è sempre piaciuta perché è bellissima, è una canzone proprio bellissima. Però ho pensato, come rifarlo per renderlo una star raffinata. Ho pensato al dubstep e ad un'evoluzione corale che poi possa esplodere in una situazione più clubbing. Ho una domanda. Non c'è un po' troppo dimmela a me? Allora, ci sto pensando. Mi sembra un po' tanto. Cioè, bello, però... Cioè, dimmelo... Va bene. Dimmela allora... a me, ma...
non così tante volte. Hai ragione. Questo primo raff va bene, dobbiamo variare un po' il brano. Asciughiamo, facciamo anche degli svuotini magari e diciamo qualcosa, visto che Dimmela a me. La canzone originale dice parecchie cose. Il testo originale parla di una colomba alla quale viene affidato un messaggio da portare all'amata che sta lontana. Il focus su Dimmela a me lo vorrei voglio d'assare. Ok. Dimmela a me, ci vuoi dire? Tipo, che cosa vuoi vedere? Fondamentalmente è un messaggio a chi sta lontano. Mi piace questa cosa perché c'è questa cosa del coro che secondo me è un momento della canzone molto emotivo, molto suggestivo. Però sono d'accordo con te. Ok, però per il resto è bello. Torniamo col banchetto. Torniamo col banchetto, allora. Facciamo ritornare Fausto sul palco. Comunque, voglio dire, è rimasto a casa troppo tempo. Mi sembra una buona occasione di farlo, per farlo riuscire davanti al grande pubblico. Per la seconda manche ho lavorato a Nocitolo Moragno. Allora, ho pensato di farne una versione tech house. Tech house è quello quando balli che ti pettini, no? Che tech house ti guardi? Quello che fai. Sì, quelle cose così. Vabbè. Solita notte da lupi nel Bronx. Nel locale stanno suonando un blues degli Stones. Le sonorità possono anche essere cupe, rimandare a delle immagini di Bronx abbastanza cupe. Ho ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Però poi il brano diventa divertente da ballare. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Beh. Oh. Hanno ucciso l'uomo ragno, è una sfida difficile da riportare magari nella dimensione di Sara, ma la portiamo a casa in maniera molto dignitosa. Qualcosa in più forse sul ritornello, un po' più up. Sì. Il bilancio di queste prove è bello positivo, sono state gettate le basi per un lavoro di miglioramento di entrambe le proposte. Come va? Ma va tutto bene. È settembre tutto l'anno, com'è andata? Ha creato qualcosa questa esibizione che abbiamo fatto? No. Ma con calma. Piano piano ci si avvicina sempre di più, non serve tra me e settembre. Settembre devo dire che era molto contento però della canzone. Cioè... Era felice? Sì. Però niente di... Ma perché siamo concentrati, poi il fatto che è andato al ballottaggio era un po' turbato. Ma quello è il momento giusto, Maria. Per prenderlo. No, che lo consoli. Un po' di sana tenerezza. Sì, ma quelle cose sì. Cosa... Quindi canti prima Lady Marmalade. Di Marmalade, molto burlescoso secondo me, ed è un brano che evoca molte immagini. Il movimento di bacino è il mio forte. Molto bello, ti volevo chiedere questa cosa. Outfit. Sicuramente provocante, perché io pensavo un outfit che ti dice, essendo che la canzone dice vuoi venire a letto con me stasera, una cosa che faccia dire vuoi venire a letto con me stasera. Sono d'accordo. Un bel tacco. E canta sul tacco, sto su un palo. No, palo, beh. Non so, sembra figo. Perché comunque. Sei brava? No, però magari mi ci. Palo dalla pelle. Oppure una sedia. Palo, no, un palo più bello. Sì. Palo. Importantissima qui la presenza scenica di Maria. Versione molto sensuale, molto sexy. Lei si trova a suo completo agio in questa veste. La vedo gasata. Una cosa che mi interessava era tenere una strofa che non c'è nel cut, che è quella iniziale che è iconica. Mettiamo quella, cambiamo sì, cut. Tipo... Ho chiesto a Fedez di cambiare il cut e inserire la prima strofa della canzone in Lady Marmalade, perché penso sia la strofa proprio iniziale che ti dà un po' anche il contesto. Pezzali, sei un mito. Affettini nuovi, altre magie. Deodorante appena preso che fa molto chic. Vocalmente magari non fa vedere del tutto quello che posso fare, però puoi giocare di più sull'interpretazione. Con un body a balconcino che ti tiene su, un seno che così non si era mai visto prima. È un brano comunque che non fa uscire la vocalità totale di Maria. La porta a casa col suo carisma. Che ti vedo così raggiungibile.
Comunque Maria è molto brava davvero. Fedez mi è sembrato comunque convinto, però devo lavorarla, devo ancora trovare un po' l'intenzione giusta, però qualche idea già ce l'ho. Ciao ragazze, ciao, è stato un piacere. Ciao Fedez. Ciao. Abbiamo due manche. La prima è la manche libera, in cui noi scegliamo la canzone liberamente. In questo caso, Crazy, degli Gnarls Barkley, lasciandoci guidare dalla traduzione di crazy e quindi pazzo, ti voglio far ascoltare l'idea che ebbi. Ok. Questa frase di chitarra non ti dice niente? No, mi stuzzica qualcosa. Dargen a un certo punto mi fa una sorpresa e ha questa idea di voler utilizzare i soppassi di Pino Daniele. Sono contentissimo di questo regalo e soprattutto la mia mamma sarà contentissima perché è una super fan sfegatata, quindi sarà felicissima quando lo scoprirà. Bello, ok. Allora mettiamo sulla base nuova, proviamo, che la proviamo. Proviamo. È una bella proposta e poi secondo me mi dà modo di cacciare un po' di cazzimma, ecco, e di cacciare anche un po' di voglia, di rabbia, un po' anche di forza che serve, soprattutto adesso serve. Qui vado subito con Pino Daniele. Subito. Quindi faccio tipo strofa Pino, ritornello, okay, di Crazy, di nuovo strofa Crazy, okay. Pino, ritornello di Crazy, okay. Vocalizzone, ce ne andiamo a casa tutti, okay. No, a casa nel senso sì. Al loft. Io per la seconda manche, la manche Max Pizzali, porterò Gli Anni, uno dei brani più importanti di Max, e sono molto onorato di aver avuto questo brano perché è un brano importante e può darmi la possibilità di far vedere una parte più emotiva di me. E io comunque insisto sul fatto che lui continui a crescere nell'interpretazione, ed è una pretesa che ho nei suoi riguardi, no? Di maturazione nel rapporto con il testo. Ok. Siamo tutti cori. Sì. Va bene, questo c'è da lavorare. Il problema è che lui non conosce questo brano, fa più fatica a leggere quello che c'è dentro, anche perché non ha vissuto quegli anni. Tu non conosci il pezzo e quindi non sai che questo è stato un pezzo veramente fondamentale della carriera di Max, e anche per il suo pubblico è un pezzo importante, ecco. Lo sappiamo questo, nel senso, dobbiamo farla davvero. Sì. C'è paura ovviamente di non farcela, ma ce la posso fare, ci devo riuscire, mi devo impegnare. Ho fatto un sogno, raga. A sé? Che sogno? Che cantavate Ain't No Sunshine, che partiva morbidissima e poi iniziava a salire sul ano. Stamattina questa roba. Sei sicuro di non avere dei poteri telepatici? Perché volete fare questo brano? Ah, oh, madonna. Allora, a me piace il brano. Noi ieri siamo stati fino alle 3 di notte a impazzire per Tom's Diner. Abbiamo delle opinioni contrastanti su questo pezzo, nel senso che Ema non è molto convinto, neanche io, ma neanche Zoe, però... Allora, forse questo sogno non è arrivato per nulla. Siamo stati in sala proprio un po', ci abbiamo pensato, abbiamo tratto le conclusioni, le abbiamo arrangiate in un modo, però diciamo che invece di unirci ci divide un po'. Perciò ci sentiamo molto più sicuri con questa nuova idea di Dargen. Ma tanto noi la sappiamo già, in senso, la problema. Sì, la sapete già? Certo. Sì, è un classico. È un classico delle jam del... È un classico, cioè una figata. Se non scusi, ci stanno sai, non sai, c'è... Ma la proviamo a suonare una volta? Sì. No sunshine when she's gone. Cioè, questa qua è una canzone tutta laid back, capito? La proposta di Dargen la prendiamo proprio al volo, perché ci siamo cresciuti dentro quella proposta già da un po'. È un pezzo che sta tanto nelle nostre corde e soprattutto io e Emanuele praticamente ci siamo conosciuti anche suonando quella canzone. È un brano facile da trovare nel repertorio dei musicisti, soprattutto quelli che hanno una curiosità più soul, più blues. Facile da trovare, ma difficile da raccontare.
allora, possiamo farla più veloce, più allora, bello, allora, bellissimo. Più rock, più... È molto bello. Allora, questa c'è, cioè, secondo me, ha tutto. Bossa, soul, rock. Bossa, bluesy, rock, esatto, diciamo. Bossa, bluesy, rock, ancora bluesy. Parte bossa, diventa un po' bluesy, poi rock e da... fondamentalmente dà la possibilità alle varie anime che compongono questo trio di venire fuori. Solo che non va proprio così. Ore spese. Siamo contenti di avere questo pezzo di Max Pezzali perché era il preferito del nonno di Emanuele. Ci piace perché è un pezzo che, diciamo, sottolinea anche a livello di significato quello che pensiamo noi stampato, cioè mai guardarsi alle spalle, mai stare lì a dire ma potevo fare quello, non ci sto neanche a pensare, dai, andiamo avanti, sì, e sul rimorso. Noi tre condividiamo proprio questa visione. Perfetto, l'unica cosa, mettiamo in sequenza qualcosa perché sì, adesso certo. Tu sei molto in alto con la chitarra, tu sei molto in basso e manca un po' manca di panca. Manca questo. Va benissimo, perfetto, era proprio giusta per voi. Nessun rimpianto, effettivamente sulla carta conteneva una scrittura che dà la possibilità a tutti e tre di esprimersi a pieno, è un brano molto adatto a loro. Prima manche libera, chi più libera di Anna Oxa? Mamma mia. Vai. C'è una ragione che cresce in me. Un'emozione da poco, è un pezzo travolgente, è un pezzo feroce, è un pezzo proprio che ti viene a fare capisci? Una tigre nella giungla, una tigre tra le nuvole mi verrebbe in mente. Bravo. A me il ritornello piace bravo, tantissimo, bravo, sento proprio esplosivo. Bravo. La canzone è un po' una storia d'amore in tutti i sensi, ti ci devi innamorare di quello che stai cantando, di quello che stai scrivendo, di quello che stai vivendo. Questione invece 883 è una questione un po' più spigolosa perché l'ho provato, per quanto mi piaccia non lo sento proprio. Non lo senti? No. Una canzone d'amore l'ho ascoltata tantissime volte su tutto il testo, però non mi raccontava come avrei voluto raccontarmi. Avrei voluto fare tipo finalmente tu, se vuoi ti faccio sentire anche a cappella. Proviamolo. Te la faccio vocale così, okay. Come la faccio sotto la doccia. Cadono dall'orologio i battiti. Quando ho sentito che c'era la manche di Max Pezzali, io avevo una canzone in testa. Mi dividono. Cioè, la sai a memoria? Finalmente tu, la canzone che venne cantata da Fiorello a Sanremo, ha la dinamica dell'ascesa sulle scale per raggiungere la propria amata che ci aspetta sul divano e poi lenire le sofferenze della vita con un rapporto amoroso. Distinguere più vicini ormai, io sento i passi tuoi e poi finalmente tu tirar tardi sotto casa. Va bene, abbiamo trovato una soluzione alternativa, sempre una canzone d'amore di Max Pezzali, però finalmente tu. Sono contento che abbiamo fatto questo cambio, perché comunque una canzone d'amore mi sentivo un po' sempre tutto piatto, tutto in alto, che ovviamente per la sua vocalità è perfetta, le scrive lui. Ah, perché stai dicendo che è piatta la vocalità di Max? Non mi permetto. Ma hai sentito quello che stai dicendo? Questo è un dissing. Certo. No. Tante volte capita di conoscere delle persone che magari sono anche meravigliose, bellissime, però non senti quella scintilla lì e non senti quella cosa lì. E lo stesso succede con le canzoni. È la prima volta che abbiamo così tanto spazio su questo divano. È brutto da dire, però è così. Sole, sole. Secondo te che arriva? Io ormai non voglio farmi idea. Aspetto e sarò felice di chiunque oltrepasserà quell'uscio. E arriva mamma! Eccoci qua. Mo che facciamo? Cosa? Sono... Ci alziamo. Arrivo in pace. Come va? Io bene, voi? Molto inaspettata come apparizione. Vero? Entra Ambra. Cosa penso io? Non lo so. Ci introduca cose che noi non sappiamo, ma tu sai molto bene. Bene, siete della mia squadra, insieme a Matteo e Angelica. Ma davvero?
E quindi io sono il vostro nuovo... Sul serio? Team Amber, sì. Wow, questa è una cosa che non mi sarei aspettata mai nella vita proprio. Io non mi aspettavo niente di tutto questo, veramente. Cioè, fa tutti i ragionamenti che facevo, questo veramente... Cioè, siamo stati da Fedez a Morgan a Ambra, siamo usciti, siamo rientrati. Tutti quelli della squadra di Morgan andati via, siamo rimasti... Com'è che ci chiamavano gli Sky? Gli Highlander. Gli Highlander. Abbiamo anche messo di nuovo giudice e siamo con Ambra. No, mi sta prendendo per il culo. No, no, è la verità. Wow, aspetta che devo un attimo metabolizzare. Come vi sentite? Così. Cosa è successo? Cosa sta succedendo? Non figo. Io penso che voi abbiate una vita bella su quel palco. Voglio solo restituirvi il divertimento di questa esperienza. Noi finiamo in squadra con Alieno e Angelica. Alieno e Angelica sto male, cioè. Io fossi da fuori avrei un po' paura di questa squadra, devo dire. Io spero di potervi essere tanto utile, quantomeno nella parte che secondo me vi meritate, cioè stare su quel palco. Poi loro hanno uno spirito interessante, visto? Dicono, alla fine noi siamo usciti, siamo rientrati, hanno resistito a tutto, cioè sono anche epici, un po', già. Adesso poi parleremo anche dell'assegnazione, so che avevate già lavorato su un pezzo di De André. Sì. Il pezzo è bellissimo. Sì, sì. E allora non ci resta che lavorare, giusto? Yes. Andiamo? Andiamo. Dai, che bello che mi ascolto ancora musica, io, evviva. Vai. Per ora abbiamo lavorato più da un punto di vista tecnico-musicale. Vamos. Adesso possiamo lavorarci nell'espressione. E è una squadra fortissima. Wow. Sì. Io stamattina mi sono tirato su gli accordi. Ok. E devo ancora un attimo vederli. Come l'hai impostata a livello di arrangiamento? Cioè, cosa fate rispetto all'originale? Non la tocchiamo tanto, è di Andrea. E rimane quella. Sì. Okay. La facciamo piano e voce e canta solo lui. Ah, wow. Dai, è una canzone bellissima, la faremo bene. Un uomo onesto, un uomo provo, tra la 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 lero. Si innamorò perdutamente di una che non lo amava niente. Noi fondamentalmente non abbiamo problemi con l'assegnazione, ci viene dato un pezzo e noi seguiamo quello che ci viene dato da fare. Portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Cioè non è che ci piace tanto metterci a discutere su cose, il pezzo va bene o non va bene. È una sfida musicale, vediamo se siamo pronti. Non siamo pronti, bene, si esce. Cioè, noi abbiamo questo triplo della vita degli altri che rimaniamo comunque, però va bene nel senso. Qua la rallentiamo un attimo per la chiusura. Che cosa ti piace di questo testo? Allora, piace è un parolone, perché non mi ci ritrovo nei testi così profondi e agghiaccianti e molto terrificanti, tra l'altro, perché anche se io sono emofobico, tra l'altro, ho fatto molta fatica a dire che si taglia le vene e questo lunedì esordio. Quindi, boh, non so. È una canzone che per quanto noi possiamo arrivare a farla bene, nel senso che voi siete sempre sul pezzo, trovare un'identità dentro un pezzo che ha un'identità così forte per voi è molto complicato. Sì. Volete essere quello per cui siete entrati o volete continuare questo percorso? Cioè, in realtà, aspetta che mi siedo, perché questo è un discorso... Noi siamo entrati con il jolly del rock and roll, però abbiamo un'identità singolarmente molto pop. Ok, ditemi un pezzo che vi piace da morire. Pop, però, Allora, un pezzo di entrambi, The Best Song Ever degli One Direction. Proprio la stessa cosa che stavi provando, esatto, è incredibile, cioè. Comunque la cosa è che finora abbiamo fatto sempre pezzi in inglese, sarebbe da portare qualcosa in italiano. Conosco. E anch'io che speravo che mi fosse qualcosa di... Beh, avevamo pensato una media, tra virgolette, non troppo in là con gli anni e neanche troppo vicino per non cambiare radicalmente, tipo i Pooh. Non restare chiuso qui, pensiero. Bello, ma magari io adorerei a vedere se sui Pooh già salto dalla sedia, pure io lo rompo io lo sgabello. Avevamo pensato a chi fermerà la musica. Bellissimo. Ci sta. Se, cioè, per me è stupendo.
è universale. Quando non sai che fare, quando non sai che dire, non sai che provare, ci sono i pupi. E io dico che sono felicissima di ascoltare questa cosa da voi. Davvero? Ci sta. Allora la impariamo, va bene. Bello. Vai. Chi fermerà la musica? Nessuno. Nessuno. Dai ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sono ufficialmente diventata mamma degli Astromare.